attenti alla strategia nella parte. Speriamo che sia una bella edizione, un bel gioco, che vinca il migliore, cioè Nomad. Dai, mettiamola così. Allora, un attimo che qui stanno sbandierando tutti gli alfieri della parte di Tramontana, guardiamo. Quello della magistratura che salirà. A colpo d'occhio sembrerebbe il Santa Maria. Vediamo se sarà l'amico Sandrino Bartalini. No, allora. Per ora si avvicina. Sì, si è avvicinato Mattacini, ma sembra che la rincorsa la porti l'alfiere del Santa Maria. Ancora una. Sì. La flora bianco celeste, il Santa Maria sale. Alla fine. Dobbiamo sempre attendere che valichi è. Come? Il canapo. Santa Maria. Allora, bene. La magistratura di Santa Maria apre l'edizione 2014 del gioco del ponte. Come abbiamo detto più volte, toccava a Tramontana la prima mossa, avendo vinto 5-1 l'edizione 2013. Il magistrato di Santa Maria è Alessandro Bartalini, conosciuto da tutti come Sandrino, tra l'altro anche grandissimo tifoso del Pisa. Il capitano è Donato Tamborini. Vedremo come risponderà a Mezzogiorno, ma intanto con Aldo Paradossi i confini territoriali di Santa Maria, che è già posizionata sul ponte. Bene, i confini territoriali, Aldo, sono presto detti. È l'antico quartiere, no? Allora, praticamente. Sentiamo il magistrato di Santa Maria, vai Massimo. Sì, abbiamo il magistrato di Santa Maria e le chiediamo che si aspetta. Ma penso che vengano Leone o San Martino. L'animo com'è, Deon Batten? Ma non ci aspettavamo a montare per primo, pensavamo al terzo. Comunque siamo a disposizione della parte. Perfetto, grazie. Prego. Ecco, fra l'altro volevo semplicemente come dato così, che invece nell'edizione passata il Santa Maria fu seconda a salire. Ecco, però vedete come il magistrato ha detto: siamo a disposizione della parte, e questo è veramente lo spirito giusto per affrontare. Intanto dal campo di Mezzogiorno, anche qui per non cadere in errore, vedete tutte le bandiere delle varie magistrature accompagnano la squadra. Poi ricordo che quando la squadra sale, e quindi quella definitiva, ci saranno del personale che andrà a ogni combattente a tagliare il famoso cintolino, braccialetto, per significa che naturalmente, ecco, dovrebbe, ma attendiamo che realmente dovrebbero essere i dragoni, dico, perché ripeto sempre, dobbiamo avere la conferma che la squadra sia completa. Sì, il taglio dei punto del braccialetto va. Ed ecco il primo scontro, Aldo. Santa Maria contro Dragoni. Allora, il motto di Santa Maria alla giornata, i colori bianco e celeste, le cotte celesti a bordo bianco. Abbiamo già detto, il capitano è Donato Tamborini. I Dragoni per Mezzogiorno con il loro motto Sum Felix Velix, i colori bianco e verde, le cotte verdi a bordo bianco. Il magistrato Roberto Orsini, il capitano David Rossi.
Ed ecco qui lo schieramento, naturalmente, che cosa vuol dire, cosa significa ora? Che gli uomini vanno a disporsi, come si dice in gergo, al tubo, si dispongono secondo naturalmente tecniche preparate con cura, e quindi questo potrebbe, potrebbe non significare un combattimento di fascia, potrebbe, perché ritengo, poi sai, questo non si può mai anticipare niente, forse in un qualche modo Mezzogiorno vuole andare sul sicuro di conseguire il primo punto. Possiamo ricordare a beneficio di chi ci segue velocemente anche i confini territoriali di, dei Dragoni di Santa Maria? Certo, per quanto riguarda Santa Maria avevamo detto sì, naturalmente, però per i Dragoni abbiamo detto che quella squadra che sotto l'insegna del drago alato e verde è praticamente è nella parte diciamo che riguarda la zona della Vettola di San Piero, e richiamano appunto anche un momento di turismo, ecco, Vettola, volevo San aggiungere Piero, questo. Santa Maria? Ecco, per quanto riguarda Santa Maria, beh, sai, il Santa Maria è il quartiere storico, ricco naturalmente di storie, tradizioni, di palazzi, di monumenti, e poi naturalmente la Piazza del Duomo, e questo mi sembra. Eccoci, eccoci. Momento, Aldo, via! È via, partito primo combattimento. È partito ufficialmente il primo combattimento del gioco del ponte 2014, Santa Maria per Tramontana, Dragoni per Mezzogiorno. Le nostre telecamere vi fanno subito notare lo sforzo sui volti dei combattenti. Il capitano di Santa Maria, Tamborini, invita i suoi. Dall'altra parte si risponde con Capitan Rossi, eccolo qua, le cotte verdi a bordo bianco dei Dragoni. Questi primissimi istanti fanno supporre a un combattimento equilibrato, ma sappiamo che a volte la spinta decisiva può fare anche immediatamente la differenza. Ma ancora barra in pari tra Santa Maria e Dragoni, è appena stato superato il primo minuto di gioco di questo primo combattimento. Tifo sulle tribunette, spingano i Dragoni adesso più decisamente, la risposta a bloccarli degli uomini dalle cotte celesti a bordo bianco. Il capitano Tamborini invita i suoi alla controspinta. Adesso fase di stallo, 1 minuto e 40. Ecco Aldo, non so se è possibile vedere anche a beneficio appena di quello che ci segue la regia certo. Se la farà vedere. Appena è possibile vedrai che il nostro Paolo Galli ci farà vedere anche la linea di mezzeria. Guardate lo sforzo di questi combattenti. Siamo oltre i due minuti, a dimostrazione di quello che dicevo poco fa, primo combattimento abbastanza equilibrato tra Santa Maria e Dragoni. Inizia subito con l'incertezza questa edizione 2014. Ecco, spinta adesso decisa dei Dragoni. Provano a tenere gli uomini del Santa Maria. Di nuovo si ferma il carrello. Sai Aldo, talvolta se la spinta veramente è potente, però talvolta c'è un arresto anche per dar modo alla parte in quel momento che può comprare soccombente di poter naturalmente replicare. Respirare anche. Fra l'altro vedi capitano però, invita che... ancora Rossi, il capitano, a spingere i suoi. Adesso il vantaggio dei Dragoni è cospicuo.
3 minuti e 08 in questo momento. Santa Maria prova le ultime residue resistenze per non far cadere la fatidica bandierina. Mezzogiorno a un passo dal primo punto. Prova ancora il capitano Tamborini ad incitare i suoi. Tre minuti e 40 quando i dragoni fanno cadere la bandierina e quindi 1-0 per Mezzogiorno. Certo, come avevamo detto che Mezzogiorno doveva necessariamente opporre una squadra che sulla carta è fra le favorite di Mezzogiorno, perché non poteva non aggiudicarsi il primo punto. Ora il momento che dovrà essere momento di riflessione, momento di studio, anche se certe tattiche, certe strategie sono già state preparate, vedere quale sarà adesso la risposta, perché sarà Mezzogiorno a dover inviare la sua squadra. Allora ci dica dalla regia che cortesemente, allora visto che appunto siamo in diretta, cortesemente dovrebbero lasciare spazio alla telecamera che va a inquadrare la mezzeria, molto importante per chi segue il gioco del ponte da casa, ma anche per chi lo segue tramite i maxi schermi sulle tribunette. Comunque ripetiamo, i dragoni hanno superato Santa Maria portando il primo punto a Mezzogiorno, che ora dovrà decidere la squadra da mandare sul ponte, mentre viene replicato, sì. Vediamo alcune immagini a rallenti che la regia vi ripropone. Se c'è un'intervista dal ponte di mezzo con Massimo Catastini, andiamo pure. Sì, abbiamo il magistrato dei dragoni a cui chiediamo un commento sulla battaglia. Che dire, dopo 3 anni di sofferenza finalmente siamo riusciti a ricompattare la squadra, non abbiamo mai mollato, ci abbiamo sempre creduto, e questa vittoria ci voleva più che altro per il gruppo, che si merita i complimenti da parte mia e del capitano. Sicuramente mi dispiace perché di là ci sono degli amici e la squadra sicuramente non era alla nostra portata, però per noi va bene così, bisogna guardare avanti, è un punto per Mezzogiorno. Grazie di cuore, grazie. Grazie al magistrato. Questo era Roberto Orsini, magistrato dei Dragoni. Ecco appunto, come abbiamo detto, il punto non poteva. Se è possibile, non Massimo, sentiamo anche qualcuno di Santa Maria, se è possibile. Qui intanto vediamo delle figure storiche, vediamo Mario Cerrai, grande combattente, luogotenente di parte poi, e le squadre che adesso probabilmente, per quanto riguarda soprattutto Mezzogiorno, ci sarà uno schema già preparato, sapendo che il primo punto doveva necessariamente essere conquistato, e ora vedremo quale dovrà essere la risposta, inviando adesso la squadra Mezzogiorno, e quale sarà poi la controrisposta da parte di Tramontana, che certamente farà di tutto per portarsi sulla parità.